faço ideia do que será feito da malta. Vai de Londres para se casar comigo. Ha la dimensione del viaggio il quinto lungometraggio di Miguel Gomez, perché Grand Tour è innanzitutto un multilinguistico, conturbante road movie che attraversa ben 7 paesi del sud-est asiatico, ambientato sul finire della Prima Guerra Mondiale e di cui sono protagonisti Edward, un diplomatico inglese in Birmania, e la sua promessa sposa Molly, che cerca a lui di ricongiungersi. Estamos noivos há 7 anos. Mas ele fugiu. Un viaggio scandito dai telegrammi inviati dalla donna è strutturato in due parti esatte, la prima dedicata alla fuga dell'uomo dalla possibile riunione, la seconda alla tumultuosa e infruttuosa rincorsa di lei, che nelle mani del cineasta portoghese diventa l'occasione per un'affascinante meditazione sull'incontro e sulla sua impossibilità, la cui matrice espressiva sta nell'ibridazione e nella contrapposizione di forme, materiali, culture, linguaggi. Il doppio viaggio di due protagonisti è infatti solo l'espediente per costruire un percorso nel quale la finzione scivola continuamente nel documentario, la pellicola nel digitale, il colore nel bianco e nero, la dimensione letteraria in quella antropologica, la storia nel presente, l'immagine nel suono, permettendo così a Gomez di costruire ancora una volta e al netto di qualche eccesso folcloristico che ne inficia il comunque rimarchevole esito, un oggetto raffinato quanto difficile da classificare, proprio perché il suo è un cinema che lavora i e sui confini, disseminato di false piste e di mancate collisioni, ma in grado di astrarsi a forma capace di restituire mondi.